incontra dei genitori vulnerabili, nella fase più vulnerabile e disperata della loro vita. E più figli crea a sua immagine e somiglianza, più potente sarà il suo lascito. Generare mini versioni di se stesso e diffondere i suoi geni è diventata un'ossessione. È come se avesse un delirio di onnipotenza. Sente di essere l'unico a poter decidere se dare o non dare la vita. È un potere. Vuole potere, sì. Avere questo potere. Non riesco a parlare con lui. Non posso dirgli perché non la smetti. Cosa ti fa ancora pensare che tu stia aiutando le persone? Non è così. Fai loro del male.